ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi un nuovo video in cui vi dico i miei acquisti di lusso sbagliati, quindi come spendere un sacco di soldi sbagliando. In realtà non avevo in mente di fare un video del genere ancora per un po', perché ne ho fatto uno non tantissimo tempo fa. Il fatto è che ho avuto diverse delusioni, diversi acquisti sbagliati, ma appunto anche delle grosse delusioni da parte di capi di lusso, quindi li ho raggruppati e vi faccio il video oggi. Primo acquisto, ci tengo a specificare che io adoro Christian Dior, adoro Dior, e questo è stato un mio personalissimo errore, è stato acquistare questa cintura Christian Dior che ho preso tipo per il mio compleanno a novembre, non è passato tantissimo tempo ed è appunto questa. Non l'ho indossata neanche una volta, se devo essere onesta, nonostante a vederla mi piaccia tantissimo, che io nel negozio l'avevo provata e pensavo mi stesse bene, in realtà mi sta malissimo ragazzi. Non so se è il fatto che sia così alta, ma ti segna i fianchi tantissimo e non mi piace né con le camicie, cioè l'unica cosa, devo ancora provare ad indossarla, ma questo magari in estate con un abito, ok, tipo con un vestitino leggero eccetera, magari un abito camicia lungo, e è l'unica speranza che ancora ho per usare questa cintura, perché su di me sta veramente veramente male. In linea generale vederla sugli altri mi piace e su di me invece ho provato ad indossarla ma mi sta malissimo, quindi è stato sicuramente un acquisto super sbagliato, perché appunto non l'ho messa neanche una volta e spero solo in estate di riuscire a metterla, perché altrimenti la vendo. Se vedo che neanche con gli abiti, con i vestiti estivi mi sta bene, la vendo subito, perché non ha veramente senso tenerla. Non capisco perché l'altra cintura di Dior che ho, quella tutta in pelle con la cinghia dorata, è della stessa identica altezza, perché spesso uguale, però mi piace come mi sta. Questa invece è terribile. Poi, altro acquisto sbagliato che ho fatto è questo maglione di Balenciaga. Questo maglione è molto caldo, quindi per quanto riguarda la qualità veramente non gli si può dire nulla. E ce l'ho ormai da un paio d'anni e non ha cambiato forma assolutamente nulla. La qualità è ottima. Il problema è che ha una, non lo so se il taglio o che cos'è di questo maglione, ma non mi sta per niente bene. Ho provato ad indossarlo in tutti i modi, ma non è un maglione che mi sta bene. Forse perché la lunghezza non è né lungo né corto, cioè è quella via di mezzo che ti cade sopra le cosce, che non è appunto né corto, quindi non puoi metterlo all'interno dei pantaloni, ma è anche, ma non è abbastanza lungo tipo per coprire il sedere. Quindi diciamo che proprio per me, per il mio fisico, non è assolutamente il maglione adatto, la forma adatta, non veste bene. Ripeto, continuo ad utilizzarlo, specialmente un paio di settimane fa, quando qui ad Amsterdam c'era tantissima neve, faceva tantissimo freddo. Questo mi è stato super d'aiuto, perché ripeto, è veramente veramente caldo, 100% lana, è fantastico, però mi sta malissimo, quindi anche questo è stato decisamente un acquisto sbagliato. Non so se lo venderò solo per il fatto che mi tiene così caldo e mi torna sempre utile, però appunto ho speso un sacco di soldi per un maglione che non mi sta bene, quindi non penso che sia stata neanche questa una scelta tanto furba. Poi, altra cosa che devo inserire a malincuore in questo video è questo orecchino di Miss Soma, è in oro con queste tre stelline tempestate di zirconi, è molto molto bello. In linea generale amo tutti i gioielli di Miss Soma che ho, ne ho tanti e li adoro. Questo però ragazzi sconsiglio fortemente, e in linea generale tutti gli orecchini che hanno questa struttura, cioè che hanno un design che va verso l'alto o che comunque si allunga verso un lato, e vi spiego perché. Io l'ho acquistato per indossarlo sull'ultimo buchino in modo che vada un po' ad allungare l'effetto orecchini, no? Da questa parte ne ho quattro e mettendo le stelline sull'ultimo buco allungava un pochino appunto tutto il mio earring game. Il problema di questo orecchino è che non sta fermo assolutamente, è impossibile farlo stare fermo, e quindi quando lo indossavo sull'ultimo buchino qui in alto
la cosa che succedeva costantemente era che si muoveva, quindi o andava verso il basso oppure andava verso l'interno dell'orecchio e mi dava fastidio. Neanche menzionare il fatto che non si può ovviamente indossare la notte perché è un incubo, mi faceva male quando le indossavo la notte perché si spostava, e l'unica soluzione che ho trovato per questo orecchino è indossarlo un paio d'ore se devo andare da qualche parte, poi non appena torno a casa lo tolgo perché non sta dove deve stare e quando si sposta è brutto. Non posso metterlo in nessun'altra posizione sull'orecchio perché ovviamente essendo lungo se hai altri orecchini non ci sta, ok? Quindi è stato sicuramente un acquisto costoso ma decisamente sbagliato, perché è un orecchino che ho da diversi mesi che a guardarlo sì mi piace un sacco ma che rimane lì nel cassetto perché è inutilizzabile. Arriviamo a loro, che forse sono il vero motivo per il quale ho voluto filmare questo video oggi, perché sono arrabbiatissima per quanto riguarda la qualità di queste pantofole Louis Vuitton. Queste, come sapete, perché le avevate viste nel video haul, le avevo le ordinate sul sito di Louis Vuitton. Sono stato un autoregalo o per il mio compleanno o per Natale, non mi ricordo, ma voi lo sapete sicuro, quindi scrivetemelo voi nei commenti. Fatto sta che ho iniziato ad indossare queste ciabatte a Capodanno, perché sì, era un regalo, mi sa per il mio compleanno, ma poi le avevo tenute nella scatola perché avevo scoperto di trasferirmi e le avevo tenute nella scatola e mi ero detta ok, il 29 dicembre, quando ti trasferisci in casa nuova, inizio ad usare le pantofole nuove. Io ho molto spesso queste, non lo so, questi piccoli rituali che faccio, ok? Diciamo che ho iniziato ad indossarle il 1 gennaio praticamente, ok? Quindi da inizio gennaio all'inizio marzo sono 2 mesi, ma in realtà i buchi che vedete, perché il problema è proprio questo, che si sono formati dei buchi, si sono formati già dopo un mese che le indossavo, e sono in prossimità praticamente dell'alluce, si sono scucite completamente, prima da un lato, dopo dall'altro, e si sono proprio aperte, cioè il bello è che sono del mio numero, non mi stanno piccole, quindi dici magari l'alluce premendo, no, mi stanno giuste, è il 40, è il mio numero, nessun'altra scarpa numero 40 mi sta piccola, è il mio numero. Il problema è che evidentemente la qualità di queste pantofole è molto molto scarsa, purtroppo le boutique qui sono tutte chiuse, quindi non posso andare da Louis Vuitton, ne abbiamo 2 ad Amsterdam, o 3? No, mi sa 2, e non posso andarci perché appunto sono chiusi. Sto pensando, visto che su appuntamento alcune boutique aprono, sto pensando di contattarli magari su appuntamento, perché secondo me o me le devono riparare o me le devono cambiare, sostituire, non lo so, ma è inaccettabile pagare un paio di pantofole così tanto. Io ovviamente le avevo comprate pensando poi di indossarle avanti negli anni, naturalmente. Non capisco se sia questo mio paio ad essere difettato o se in linea generale tutto queste pantofole di questo modello Louis Vuitton siano di così scarsa qualità, però ripeto, è una cosa assolutamente inaccettabile e in qualche modo devo farmele riparare, perché non accetto il fatto di buttarle, ok? Devono in qualche modo ripararle perché non è una cosa normale e non mi era mai capitato onestamente con niente di Louis Vuitton, né abbigliamento, né orecchini, gioielli, nulla assolutamente. Quindi mi hanno veramente molto 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 delusa questa volta, quindi vediamo che cosa mi dirà il servizio clienti, magari vi terrò aggiornati, ma mi rifiuto di buttarle. Altra grossissima delusione, qui non sono stata io a sbagliare acquisto ma è proprio la qualità, è questa felpa di Balenciaga che mi vedete indossare spesso. Io adoro questa felpa, ho sempre adorato il binomio nero e rosa, è il mio duo preferito per quanto riguarda i colori, il nero ed il rosa, e quindi quando ho visto questa felpa l'ho subito presa, mi sa un anno fa, forse un anno e mezzo fa, una cosa del genere. E mi piace tantissimo anche il fatto che la scritta sia in questo font che è molto simile a quello di Barbie. Il problema di questa felpa, e probabilmente ve ne sarete accorti, se indossassi qualcos'altro di nero ve ne accorgereste più facilmente, questa felpa, ragazzi, è completamente scolorita, non è neanche più nera, è di un grigio scuro, ok? E quando la indosso con capi neri si vede la differenza. Non è accettabile anche qui, secondo me, di avere una felpa costosissima da un anno e mezzo, e vedere che il colore in lavatrice se ne va. Lavo vestiti di Shein, che colore non lo perdono
lavo vestiti di ASOS, che colore non lo perdono, e invece questa felpa l'ha perso. E come? Ho ordinato una specie di colorante per abbigliamento, per farla ritornare, adesso sto aspettando che mi arrivi, per farla ritornare di un bel colore nero, perché onestamente è un po' bruttino indossarla, perché si vede che non è più di quel bel colore nero forte. È vero che ho l'asciugatrice e non posso mentire, mi è capitato di metterla in asciugatrice, quindi un pochino è comprensibile, però in asciugatrice ci metto appunto anche cose di ASOS nere che non si scoloriscono, quindi dico, se un capo di ASOS tiene il colore dovrebbe assolutamente riuscirci anche Balenciaga, che comunque è costosissimo, è un super brand, super lusso, quindi mi ha deluso non poco questa felpa, e appunto dopo averla pagata così tanto devo tinteggiarla, colorarla io di nuovo di nero, perché il colore se n'è andato e tipo già dopo 2-3 lavaggi se n'era già andato, se devo essere onesta. E poi ultimo acquisto sbagliato per oggi sono questi stivaletti di Dear Francis, sono molto molto belli a vedersi in realtà, ragazzi, ma numero uno, notare la suola, ho rischiato di uccidermi più di una volta perché sono completamente lisci, e anche qui non capisco perché le scarpe di lusso vengono sempre vendute senza suola in gomma. Il tacco, io non so se riuscite a capirlo, forse così in controluce riuscite a vederlo, è completamente liscio, completamente, assolutamente liscio, quindi è super super pericoloso. E oltre al fatto che sono molto pericolose perché non hanno assolutamente suola, sono anche estremamente, estremamente scomode. Vedendo il tacco così ampio, ok, pensavo fossero comode, di solito il tacco a spillo è scomodo, ma i tacchi che sono così grossi di solito insomma sono confortevoli. Queste sono terribili, sono estremamente, il tacco è estremamente rigido e non so spiegarla bene questa cosa, ma sono super super scomode oltre ad essere tremendamente pericolose, quindi sicuramente è stato un acquisto sbagliato. Continuo ad indossarle in realtà perché sono belle, però è una sofferenza. Quindi questo è quanto, mia family, per il video di oggi. Fatemi sapere nei commenti se avete avuto qualche esperienza simile. Quindi vi mando un bacio enorme, ragazzi, e vi abbraccio come sempre forte 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 forte, e vi aspetto domani sempre puntuali 17:30 qua su YouTube. Ciao. Anche Gatto Denver vi saluta.